E sapevamo che dovevamo soffrire. Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove potevamo chiuderla sicuramente prima, però la nostra squadra è questa. Abbiamo sofferto in tante partite, oggi però i ragazzi hanno fatto una prova superlativa, perché comunque giocare in 10 più tutto il secondo tempo quasi, i supplementari, insomma. Mi dispiace che ho perso due pedine, che per noi in questo momento due centrocampisti, però va bene, mi rientrano Carioto e Rappa. Insomma. Ci tenevamo a passare questo turno perché abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno, cioè punti alla mano siamo stati primi in classifica con i punti che abbiamo fatto e quindi insomma, non abbiamo subito gol. Sono contento per i ragazzi perché lavorano veramente tanto, quindi la vittoria è loro sicuramente. E ci siamo messi là perché comunque con Peppe siamo amici e quindi non c'è stato problema. Va bene comunque. Sì, eravamo purtroppo squalificati, io ancora no, per qualche partita non posso stare in panchina, però qui il campo, la tettoia è come se fosse la mia panchina. I playoff sono un campionato a sé. Perché comunque è vero che c'è il doppio risultato, ma ce l'hai dopo i tempi supplementari. Quindi, insomma, secondo me come era aperta questa è aperta anche quella, sono tutte aperte le partite. Perché qua ci vogliono energie, ci vuole panchina. E ti ripeto, l'unica cosa che mi dispiace è che ho perso due elementi, avendo una rosa un po' ristretta, purtroppo questo lo paghiamo. Ha fatto un'ingenuità, non è da lui, perché comunque. Se noi in un campionato forse ha preso un'ammunizione o massimo due, quindi lui mi ha detto che è stato stretto con le mani, come si vuol dire, nelle parti basse, ha avuto l'istinto, però ha fatto un'ingenuità, non bisogna farla, però ormai è successo. Fortunatamente non l'abbiamo pagata del tutto.